Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi mostrerò come preparare dei biscotti senza glutine. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito con la preparazione. Vi presento subito gli ingredienti. Allora abbiamo 120 g di zucchero, 340 g di farina senza glutine Share, 2 uova, vanillina, lievito in polvere, 80 g di olio di semi, un limone e basta. E gli ingredienti sono questi. Adesso andiamo ad assemblarli. Come prima cosa, allora prendiamo le nostre 2 uova, le andiamo ad aprire, teniamo sia l'albume che il tuorlo e le mettiamo dentro la nostra ciotola. Iniziamo subito con la rottura delle uova. Lo faccio. Fatto, quindi prendiamo una confezione di vanillina intanto e poi grattiamo il limone per metterci della scorza di limone, mezzo limone, e iniziate a mescolare per amalgamare il tutto. Adesso che avete mescolato, inserite gli 80 g di olio di semi e poi inserite un po' di lievito. E mescolate ancora. Mettiamo lo zucchero e di nuovo lo sbattiamo. L'ultima cosa che resta da fare è inserire 340 g di farina all'interno. Adesso è ora di fare con le mani. E una cosa che volevo farvi notare era che questo impasto non contiene burro, quindi è adatto a tutti gli intolleranti al lattosio, latte, proteine del latte e qualsiasi genere. Accendete il forno a 180 gradi ventilato e intanto prendete la vostra palla, qua l'ho divisa in due, tenete sempre vicino della farina di riso nel caso vi serva per stendere il vostro impasto. Per non annoiarvi vi faccio vedere la teglia piena di fiocchi di neve. Ecco, questi sono i biscotti coppati, vedete, fiocchi di neve di piccole dimensioni, fiocchi di neve di dimensioni più grandi e un misto, abbiamo fatto anche degli omini. Questi adesso siamo pronti a infornarli. 180 gradi, dopo 10 minuti date una controllata perché sono pronti quando sono dorati fuori, quindi il tempo di cottura dipende molto dallo spessore che avete scelto. Ecco, dopo circa 10-12 minuti in forno la situazione è questa. Potete decorare questi fiocchi di neve con della pasta di zucchero e adesso vi mostro come. Formina sulla pasta di zucchero steso. Andiamo a mettere giusto il cucchiaio bagnato, lo facciamo strisciare sulla pasta di zucchero fino a quando vedete che diventa lucente. Quindi questa ricetta è finita e ci vediamo nel prossimo video.